fuerte para que vean. Oh, very nice. Era dos que non ero. Si occupa di cambio. Non bisogna aver paura quando si fa una scelta o comunque si prova a fare un tipo di vita così, cioè a viaggiare, perché comunque le amicizie si fanno sempre in ogni caso. Si riscopre un po' più se stessi probabilmente, perché finché si sta nella comfort zone, come si usa dire ora, non si capisce cosa si vuole, cosa si cerca, e magari si fanno delle scelte di rimanere nel proprio luogo per abitudine. Amici di Story Hunter, siamo a Creta, in una zona di pirati, con Roberta. Saluta i nostri amici, Roberta. Buongiorno a tutti gli amici di Story Hunter TV. Allora, dove siamo? In quale parte dell'isola intanto? Allora, qua ci troviamo ad Almirida, che è un piccolo villaggio sul mare, a 22 km da Chania, che è un centro più grande, che era l'ex capitale, capoluogo dell'isola, ora è Eraclio. E niente, un piccolo villaggio molto caratteristico che in inverno si svuota. Tipico, e quindi è molto bello, diciamo che c'è molta natura, pochi abitanti, però è molto bello proprio per questo. E vicino c'è anche Vamos, no? Quindi c'è questa risonanza spagnola. Ed è vero che qui furono i pirati a costituire questi luoghi, no? Sì. Così si dice. Sì, così si dice almeno. Sì. Roberta è un po' una pirata, come piace a noi, del viaggio e del movimento, no? E da dove vieni intanto? Quali sono le tue origini? Io vengo dalla Sicilia, però mi piace molto viaggiare e mi piace molto scoprire nuovi posti. Da tanto che viaggio e che vado in giro per l'Europa, intanto ho girato tanto l'Europa. E quindi tu vieni da un corso di studio, no? Hai fatto l'università. Sì, ho fatto l'università di lingue. Sì. Facoltà di lingue. Dove l'hai fatta? A Palermo. Dove l'hai frequentata? Palermo, sì. A Palermo, già fin da allora, diciamo, viaggiare era una consuetudine, perché appunto con le varie borse di studio che si vincevano all'università riuscivamo ad andare nelle varie capitali europee. Io sono stata due volte a Londra e una volta a Barcellona, grazie appunto alle borse di studio. Sei qui a esplorare quest'isola per delle ragioni di cambio vita, chiaramente, anche tu. Però nella tua vita hai fatto molte escursioni, no? Forse alla ricerca di un luogo ideale, no? E la maggior parte di queste anche da sola, no? Sì. Io amo viaggiare da sola, non trovo nulla in contrario nel farlo, non ho paura. Nel senso che scelgo i posti che mi piacciono, anche in base al clima, al cibo, alla gente. Ecco, mi piace andare nei posti dove la gente è cordiale, dove si può anche chiedere, dove si trova una strada e avere una risposta anche gentile da parte degli abitanti del luogo. E poi in base al clima, ovviamente venendo dalla Sicilia, cerco un posto caldo, sul mare se possibile, e dove si mangi bene. Tu hai fatto anche esperienza di Workaway, no? Si chiama, sì, se non sì, ricordo male. Sì. Raccontacene una, per esempio. Intanto, che cos'è questo Workaway? Workaway è un sito, è una diciamo organizzazione che permette ai giovani e meno giovani di viaggiare senza spendere molto. Allora, con Workaway ci si mette in contatto con gli host, che sono queste persone che mettono a disposizione la loro casa. E grazie al contributo delle persone che vanno lì, in cambio danno vitto e alloggio. Quindi va a Workaway, vuol dire uno lavora per qualcuno, sì, non viene pagato, ma viene ospitato, vitto e alloggio, sì, in cambio di lavoro. Lavoro, di solito sono 4-5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. E ci sono anche le posizioni, diciamo, le posizioni pagate. Però c'è scritto paid position, no?
Un'esperienza che, di questo genere, che ti è rimasta particolarmente impressa? È impressa questa di Workaway in Francia. In Francia, in un piccolissimo paese del centro della Francia, 2 ore e mezza da Parigi, si chiamava Fussy, dove ho trascorso un mese e ho lavorato appunto per una signora che aveva lì una struttura ricettiva che aveva trasformato in accoglienza per migranti minori. Per migranti? Sì, migranti minori. E quindi l'aiutavo a preparare tutto. E ti è rimasto cosa? Il lato umano della cosa? Sì, il lato umano, questa accoglienza che appunto veniva data a questi ragazzi che la mattina andavano a scuola, appunto mangiavano fuori e poi si rientravano nella struttura e diciamo c'era questo bel rapporto anche con noi che li aiutavamo. Nel mio caso ho dato anche delle lezioni di inglese a un ragazzo che parlava solo il francese, quindi c'era questo lato umano anche con la proprietaria della struttura. Quindi succintamente la tua professione o le tue professioni, insomma, per far capire chi ci segue, ecco, come ti mantieni, perché poi questa è una parola che sembra scomoda, ma ci dobbiamo mantenere tutti in questa allora, vita. Allora, la Workaway è un buon mezzo, come dicevamo, per viaggiare avendo pochi soldi, e poi c'è anche un'altra che si chiama World Packers, che probabilmente è anche un po' meglio secondo certi aspetti, perché chi gestisce il sito diciamo sollecita l'host a rispondere, perché certe volte con Workaway non si ha una risposta immediata, perché si manda un messaggio ma non viene letto subito, ecco, quindi magari si rischia di partire e di non avere risposta. E c'è la possibilità in alcuni stati di poter diciamo viaggiare e di fare dei colloqui per lavorare da remoto con alcune, diciamo, compagnie multinazionali. Lavorare da remoto. C'è anche la possibilità di cercare un lavoro da remoto. Sì. E tu, voglio dire, il tuo lavoro qual è stato, qual è e quale sarà? Ma il lavoro, io appunto sono un insegnante. Sì, e quindi mi piace molto questo lavoro che faccio, quindi quando posso parto nei ritagli di tempo durante le vacanze e quindi vedo un po', niente, cerco di esplorare nuovi luoghi e vedere se riesco anche, c'è la possibilità anche per chi volesse farlo da remoto, ci sono dei siti dove si può lavorare insegnando, ecco, anche seguendo. Ora però sei in un punto della tua vita in cui hai deciso di cambiare. Sì, diciamo che ci sto provando, ecco, vorrei, questo è il tentativo che faccio, diciamo, esplorando nuovi luoghi, ecco. Allora però adesso ti voglio anche provocare, no? Vieni da una terra bellissima, no? Perché, diciamo, basta, usiamo questa parola forte, con l'Italia? No, basta con l'Italia non proprio, cioè ci provo perché mi piace stare all'estero, perché da una vita che viaggio e niente, probabilmente non esiste solo l'Italia, e come dice qualcuno non siamo degli alberi, non mettiamo radici, quindi c'è anche la possibilità di poter viaggiare. Ovviamente c'è il problema della lingua, per ora siamo in Grecia, quindi non parlando il greco, spero un domani di fare un corso, comunque di fare almeno, di avere le basi della lingua. Lo so leggere perché ho appunto fatto il classico, il liceo classico, però non lo so parlare. Quindi quello che ti muove è soprattutto la curiosità, no? Sì. La possibilità di vivere anche circostanze diverse, diverse, no? Certo. Sia dal punto di vista linguistico, sia dal punto di vista emotivo, culturale, no? Sì. Allora in questa ricerca, perché Creta? Come arriva Creta? Come conosci Creta e cosa ti stimola di quest'isola? Ma Creta intanto è un'isola, quindi io vengo da un'isola, questa è un'altra isola, eppure molto bella. Degli amici me ne avevano parlato, mi hanno detto di provarla e ci sono dei prodotti locali molto freschi e quindi si mangia anche bene e quindi questo, diciamo, forse è stata la spinta principale. Non la conoscevo perché ero stata già in Grecia, ero stata ad Atene, ero andata nelle isole Cicladi, avevo trascorso un periodo di tempo anche lavorativo ad Atene,
ma Creta non la conoscevo proprio, e so che è ricca di cultura, quindi dico, ecco, è la madre del Mediterraneo, no? Esatto. Certamente. Allora Roberta, quando uno poi va in cerca di posti nuovi, no? E deve essere pronto anche chiaramente a passare un periodo di adattamento, anche di solitudine, no? Se vogliamo, perché uno arriva in un posto, ecco, tu che relazione hai? Tu sei una viaggiatrice, quindi immagina anche che cosa potrebbe provare qualcuno che ci vede, anche rispetto al suo timore, no? Che cosa diresti? Allora, intanto non bisogna aver paura quando si fa una scelta, o comunque si prova a fare un tipo di vita così, cioè a viaggiare, perché comunque le amicizie si fanno sempre in ogni caso. Io ho conosciuto tanta gente durante i miei viaggi e ancora ci sentiamo con queste persone, quindi ho fatto dei incontri veramente belli. E quindi posso dire di non avere timore di scegliere il posto che si vuole. Ovviamente a seconda delle proprie esigenze, e poi le amicizie comunque si fanno. È ovvio che se si frequenta un corso di lingua o qualche altra cosa, è ovvio che è più facile fare amicizie e conoscere gente. Ma a me è successo di conoscere persone anche senza frequentare dei corsi, in brevi appunto escursioni che ho fatto anche in Francia, perché prima di andare lì con Workaway sono stata anche a Marsiglia e a Lione. E in entrambi i posti ho conosciuto delle persone con cui ancora, diciamo, siamo in contatto. Anzi, Roberto, c'è chi dice che proprio viaggiando, no, nel movimento, no, si incontrano le persone che in fondo, compiendo lo stesso viaggio, hanno anche molto di simili a noi stessi, a noi, no? Sì, è questo. Anche si riscopre un po' più se stessi, probabilmente, perché finché si sta nella comfort zone, come si usa dire ora, non si capisce cosa si vuole, cosa si cerca. Magari si fanno delle scelte di rimanere nel proprio luogo per abitudine e anche per timore, appunto, di andare fuori. Ma in realtà, secondo il mio punto di vista, questo è anche un po' sbagliato. Se si può fare e quando si può fare, secondo me è il caso di espatriare e di girare. Il mondo è grande, e l'Europa è bellissima, anche l'Italia è bellissima, e la Grecia è molto bella. Ecco Roby, poi... La sicurezza, scusate. Aspetta, poi ci arriviamo. Quindi la comfort zone, eccetera, eccetera. Tu ti è capitato di scoprire in questo tuo vagare che è ancora in atto, ecco, qualità che pensavi di non avere o che avevi sottovalutato? Sì, mi relaziono con le persone e vedo probabilmente che c'è un riscontro diverso rispetto a quando frequento gli amici di sempre o le persone che mi conoscono da una vita, ovviamente. E lì tiro fuori quella parte di me che altrimenti non potrei tirare fuori, non potrei conoscere, ecco. Interessante. Questo, sì, questo è importante. È il motivo per il quale probabilmente mi piace viaggiare. Quindi il viaggio è soprattutto anche relazione, no? Scoperta, perché sì. Quando ti relazioni con persone nuove, queste persone ti riflettono in una maniera diversa dalle persone che solitamente hai attorno. Sì, certo. Perché, probabilmente perché non mi conoscono. Certo, quindi, per quello, no? Perché non mi conoscono. Sì, sono, quindi, diciamo, vergini rispetto, non esatto. Hanno né pregiudizi né conoscenze, no? E quindi questo libera magari dei lati di te che tu dici, ti vedi in questo specchio nuovo e dici, toh, sì. Anche questa sono io. No? Anche questa intervista, per esempio, non l'avrei fatta probabilmente se fossi rimasta dov'ero, ecco. Ecco, questa, non avresti incontrato qualcuno per strada a chiederti no, ovviamente no. Però non avrei avuto il coraggio probabilmente di farla se fossi rimasta dov'ero prima, ecco. Una cosa che si domandano molte ragazze, molte donne che magari hanno voglia di viaggiare da soli e sole e tentennano, il discorso sicurezza è un discorso che chiaramente va fatto, no? Perché c'è nell'immaginario delle persone. A parte che
io viaggiando noto questo, che anche se si va in posti un pochino estremi, quelli che la televisione magari ci racconta in un certo modo, poi quando tu arrivi non trovi altro che persone come te, famiglie, sì, fratelli, sorelle, con i desideri, non c'è quel mondo a volte esasperato, anche nei punti caldi. Ecco, ma comunque, la sicurezza. No, per la sicurezza, allora, io durante tutti questi anni di viaggi che ho fatto da sola, anche in compagnia, ma soprattutto da sola, perché magari uno si chiede, se parto da sola, sarò mai sicura? C'è qualche problema? Io ho sempre evitato ovviamente i luoghi meno sicuri, comunque nel senso, se vado in una città, i luoghi più bui, oppure ho cercato di evitare le persone che non ritenevo fossero affidabili, per esempio, ecco. E quindi diciamo che questa è una scelta fondamentale, ma anche se si sta nella propria città, figuriamoci, diciamo, se si va in un posto, certo, che non si conosce. E poi ho frequentato anche altri spa, come si dice, cioè ho frequentato anche questi aperitivi tematici, per esempio, con persone di altre nazionalità, è successo anche in Francia, direttamente dal sito di Airbnb, c'era la possibilità di frequentare, per esempio, una sera un incontro con altre persone di altre nazionalità. E quindi siamo messi a chiacchierare, ho conosciuto persone bellissime, in un caffè ci siamo sedute e abbiamo chiacchierato. Quindi questo. Quindi viaggiare significa soprattutto essere aperti a quanto, sì, mi stai, certo, dicendo, certo, no? Certo. Cioè l'incontro dell'altro, no? E proprio percepire l'altro da sé come una risorsa ed un'occasione di scambio. Di scambio soprattutto, sì, certo, no? Di scambio, sì, 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 sì. E questo, bisogna approfittare di questo momento per non farsi intimidire, perché si può pensare anche si può pensare alla propria timidezza e a non volersi relazionare con gli altri, oppure a non voler incontrare persone nuove, ma questo è totalmente sbagliato, perché questo fa parte proprio del viaggio. Può essere quindi che però almeno la radice comune che dovrebbe toglierci da questa timidezza è che quando siamo fuori ed incontriamo altri che come noi sono fuori, in fondo siamo già fra persone simili. Certo, certo, perché siamo fra persone simili, perché tutte probabilmente abbiamo fatto la stessa scelta. Ma questa è una cosa che vale un po' per tutto, perché noi pensiamo che quello che succede a noi succede soltanto a noi, ma non è così in realtà. Questa della condivisione delle proprie anche aspirazioni, dei propri desideri è anche una cosa, diciamo, comune, attuale. E quindi questo fa parte del viaggio anche, sì. Creta, dal punto di vista del sentirsi sicuri, della relazione sicura con gli altri, come ti appare? Tu sei qui da un mese? Da poco, da 3 settimane. Tre settimane, sì. Sì. Come ti appare? Sì, ma da questo punto di vista, anzi, l'ho trovata molto sicura, sia qui al Mérida che a Chania, che è un centro un po' più grande, che è proprio una cittadina. E non ho avuto nessun tipo di problema, anzi ho trovato la gente molto cordiale, molto gentile, perché non conoscendolo ovviamente ho anche chiesto informazioni, ho trovato la gente molto cordiale. Quanto riguarda la sicurezza, no, non posso dire di aver avuto delle spiacevoli sorprese, ecco. E quindi per quanto riguarda Atene, ovviamente la avevo chiesto se c'erano dei quartieri un po' meno, perché tu, diciamo, sei stata sicuro. Anche sì, ad Atene, anche, no? Ad Atene magari è una metropoli, quindi sì, è una metropoli, magari si può incorrere in qualche problema, eccetera. Non ho fatto niente. Sono andata anche nei quartieri che la gente riteneva più, diciamo, pericolosi, certo, un pochino più rischiosi, però durante il giorno, e non ho avuto nessun tipo di problema. Sì. E invece dal punto di vista proprio della sistemazione che stai cercando, che hai trovato qui a Creta, come viene, che consigli puoi dare, insomma? È allora, un posto dove ci si sistema facilmente o c'è da tribolare? Allora, l'unico problema è che qua, essendo una zona un po' turistica, ovviamente affittano fino a, diciamo, aprile, maggio, alcuni fino a giugno.
e poi diciamo, per questo diciamo, sono degli affitti, sono lunghi ma non troppo, diciamo, ecco, sono affitti di 5-6 mesi. Ma non tutti, perché avevo trovato anche una sistemazione, una signora che affittava, nonostante la casa fosse sul mare, affittava per un minimo di 10 mesi. Quindi non bisogna non bisogna scoraggiarsi, perché si trova. Si può anche fare una ricerca, oltre che nei canali più noti, diciamo, si può fare anche su Google, scrivere magari in inglese studio to rent in Hania, e lì si possono trovare. Io così ho trovato un piccolo studio a Hania, non neanche troppo costoso, ecco, quindi ho trovato una piccola pensione dove si affittano sia stanze che case, ma per tutte le tasche, diciamo, ecco, quindi per tutti i budget. Ok. E invece dal punto di vista proprio del sostenimento economico, cosa stai, il tuo radar come si sta muovendo? Se uno volesse rimanere più del previsto, intanto si può lavorare col turismo, però bisogna comunque conoscere almeno l'inglese. E poi si può lavorare appunto con le multinazionali o da remoto o dall'ufficio per il mercato italiano, per esempio, come customer service, oppure con appunto, io nello specifico mi piacerebbe insegnare online, io posso insegnare inglese o italiano come madrelingua, e quindi diciamo questo mi piacerebbe molto, farlo anche online, o se qualcuno che conosco qua volesse delle lezioni potrei anche darle. Rispetto a Creta, Roberta, no? È fondamentale venire qui conoscendo il greco, che è bellissimo ma anche un po' ostico, no? Oppure te la cavi con l'inglese? No, va bene anche l'inglese, va bene, però appunto sapere parlare l'inglese è almeno un requisito minimo, ecco, perché la gente, quasi tutti parlano inglese, ecco, se uno fa una domanda sanno rispondere, alcuni lo parlano abbastanza speditamente, e poi magari si può fare anche un corso di greco, ma dico l'inglese. Alcuni parlano anche l'italiano, ma pochissimi, ecco, pochissimi, perché hanno studiato in Italia, però l'inglese sì, viene parlato, perché Creta probabilmente è un'isola turistica, quindi avendo a che fare con i turisti, ovviamente sono abituati anche, conoscono l'inglese, ma lo conoscono forse proprio perché l'hanno studiato anche a scuola, quindi lo conoscono abbastanza bene. Roberta, se dovessi dire quindi che cos'è per te il viaggio? Il viaggio è scoperta, è bellezza, può anche non esserlo, nel senso che bisogna scoprire anche i posti giusti, ma adattandoli alle proprie esigenze, ovviamente. Ma è riscoperta di se stessi, perché ci si mette in gioco, ovviamente non è facile, ecco, non è una cosa facile, soprattutto se si vuole trascorrere un periodo lungo, quindi nella ricerca della casa, ovviamente, e se invece si vuole stare per un breve periodo, così solo per esplorare, va benissimo, e niente, bisogna mettersi in gioco, bisogna superare la paura, che probabilmente, dico, è infondata per quanto mi riguarda. Dico, io posso parlare di esperienze positive, belle esperienze, belle persone che ho conosciuto, con le quali sono ancora in contatto, questo, di non scoraggiarsi, perché i momenti ovviamente difficili ci sono comunque in ogni caso, è questo, però se si crede in una cosa, io il consiglio che posso dare è di provarla, quindi se si vuole andare all'estero, se si vuole provare a cambiare o comunque a cominciare, a iniziare un periodo di cambiamento, o solo a provarci anche, vale la pena farlo. Grazie Roberta per questa ottima intervista piena di informazioni utili. Un saluto a chi ci ascolta. Allora, un saluto agli amici di Storia Hunters TV. Mi raccomando, fate la valigia se volete e viaggiate senza timori. Grazie, grazie a voi. Ciao amici.